Lunedì 4 luglio 2022, una buona giornata, un buon lunedì, un buon inizio di settimana a tutti voi. 9:49, iniziamo con qualche minuto di ritardo, cercheremo di recuperare cammin facendo, andando subito a ricordare, come già detto, che oggi è il 4 luglio, come veniva ricordato a Fatima, oggi si ricorda Santa Elisabetta del Portogallo, ma noi andremo a ricordare anche un altro santo, o meglio beato. Questo lo scatto di questa mattina alle 6:45, una giornata limpida e probabilmente ancora calda come lo è stata quella di ieri. 349 351, non diamo i numeri, 351 931 9955, il numero di cellulare per i vostri messaggi WhatsApp che arrivano direttamente sul nostro tavolo. Subito spazio alla musica, lei è Priscilla, Più di 100. Seminato e riposto la tua fiducia, ma nel posto sbagliato hai dato ascolto a così tante voci per accorgerti alla fine che erano fugaci. Hai nuotato controcorrente, lottato con tutte le forze, alzato bandiera dove il vento non c'era. Beh, voglio dirti che è un padre che ti ama come non ti ha amato nessuno. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai e ti darà più di 100. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai. Hai dubitato, disillusa e un po' confusa, ma non eri mai sola, ti sei rialzata così tante volte per accorgerti alla fine che era Dio la tua forza. Hai nuotato controcorrente, lottato con tutte le forze, alzato bandiera dove il vento non c'era. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai e ti darà più di 100. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai e ti darà più di 100. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai e ti darà più di 100. Devi fidarti di lui, perché lui non delude mai, tradisce mai e ti darà più di 100, più di 100. Più di 100, Priscilla, primo brano che ha aperto la nostra mattinata quando mancano 6 minuti alle 10.
Anche oggi andiamo a riproporre l'intenzione di preghiera di Papa Francesco per gli anziani per questo mese di luglio, che ci vedrà celebrare il prossimo 26 luglio la seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Vediamo insieme. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. La ternura, questa parola che ricorre più volte nelle parole del Santo Padre, la tenerezza, gli anziani sono o possono diventare maestri di tenerezza. Bellissima questa consegna del Papa per i nonni e per gli anziani. Sono le 9:57, mancano pochi secondi. Io vedo già collegata in linea Francesca Martini, che come sempre vado a chiedere dove si trova, di cosa parliamo oggi e chi è il suo ospite. Ciao Don Claudio, allora ci troviamo a Verona nella sede nazionale del NOI. Il NOI è un'associazione che, di cui sentiamo parlare spesso, soprattutto d'estate quando è il momento di iscrivere i nostri figli o partecipare alle attività parrocchiali. Allora oggi vogliamo conoscere meglio da vicino che cos'è il NOI e lo facciamo con il presidente Don Damiano Vianello. Qui dove ci troviamo in Borgo Roma, un quartiere di Verona, c'è sia la sede nazionale che poi la sede territoriale veronese. Don Domenico, intanto grazie per la vostra disponibilità. Cos'è il NOI? Certo, grazie Francesca, grazie davvero a Telepace. L'associazione NOI nasce proprio con il desiderio di mettersi a fianco delle comunità parrocchiali e dare un aiuto in tutto ciò che riguarda le animazioni, le buone relazioni. È un impegno educativo, pastorale, dentro il quale tutte le nostre associazioni a livello nazionale sono impegnate ed è bello che la nostra associazione sia stata riconosciuta da quasi tutti i vescovi dove operiamo e questo diventa anche un segno dell'appartenenza e del desiderio di camminare assieme come associazione e anche come comunità di coloro che desiderano fare del bene e soprattutto per i più piccoli, ecco perché magari il GREST in questo periodo è quello che attira un po' di più l'attenzione. Allora sì, giustamente dicevamo, no? Noi riconosciamo l'importanza del NOI soprattutto d'estate, in realtà siete molto molto di più. Certo, si lavora tutto l'anno e non ci si ferma mai ed è bello perché si creano belle e buone relazioni e attraverso l'aiuto dei tanti volontari che sono sparsi nel territorio, pensate che ci sono circa 1400 associazioni in tutta Italia, siamo presenti in 14 regioni
il desiderio è proprio quello che durante tutto l'anno ci sia un posto, un luogo, un volto che ti accoglie, che cammina con te, con il quale puoi anche confidarti e percorrere quel lungo o piccolo tratto di strada di cui magari ti sei anche tu incamminato in quel pellegrinaggio della vita che in questo periodo poi è particolarmente complesso. Quindi fa sempre piacere trovare davvero un compagno di strada con cui puoi affrontare anche la bellezza della vita nella sua complessità però. Il noi si occupa di tante cose, siamo abituati a sentire il noi è la parte amministrativa, la parte assicurativa di tutte le nostre attività. Quante persone ci lavorano per rendere, io sto pensando solo alla realtà di Verona perché è quella che conosco meglio, ma suppongo che è strutturato in maniera nazionale, qui siamo nella sede nazionale e quindi prevede un piccolo esercito di persone che si impegnano. Ci sono tantissime persone che si dedicano, alcune come lavoro certamente perché c'è bisogno di professionalità e competenza per portare avanti tutto ciò che serve oggi in quello che viene chiamato non solo il mondo dell'associazionismo ma anche del terzo settore. E dentro questo grande mondo c'è bisogno appunto di chi ne sa e di chi lo sa fare anche bene e di chi magari ha quello sguardo, utilizzando un altro termine, forse profetico, di chi sa intravedere dove ci si sta muovendo anche con la nostra società, con la nostra cultura, con la nostra chiesa e quindi provare anche forse ad anticipare alcune situazioni che sono davvero urgenti e che possono essere magari la chiave di lettura buona per poter fare bene quella che è la nostra missione di stare nella comunità cristiana. Allora, Don Damiano, nel prossimo collegamento spieghiamo più nel dettaglio, più concretamente, dove voi entrate e quali sono i servizi che offrite. Intanto, Don Claudio, ti restituisco la linea, tra poco appunto tutta l'altra parte di spiegazione delle attività concrete del noi. Magari se poi possiamo dare anche un riferimento per chi ci segue da casa, se vuole conoscere maggiormente quella che è la realtà del noi, un sito, un numero di telefono, credo che facciamo un servizio per l'appunto a chi ci sta seguendo in diretta un minuto dopo le 10. Grazie Francesca e a più tardi. Questa prima finestra che abbiamo voluto aprire su questa associazione Oratori e Circoli e Noi, che come ci veniva ricordato, nata a Verona, oggi è presente un po' su tutto il territorio nazionale. Abbiamo parlato di Santa Elisabetta del Portogallo, memoria facoltativa che la Chiesa ricorda in questo 4 luglio, ma noi, dicevo poco fa, vogliamo ricordare un altro santo, a dire il vero un altro beato. Lui è Pier Giorgio Frassati, un giovane morto all'età di 24 anni, un giovane della borghesia torinese che però con le sue scelte, con il suo stile di vita si è prodigato perché il Vangelo potesse arrivare soprattutto ai più poveri. C'è una scheda molto bella che io vado a proporvi, dura poco più di 3 minuti, curata da Aleteia, che ci racconta in breve per l'appunto chi era Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio è una valanga di vita. Ama lo sport, la musica, legge Dante. Ha un carattere deciso. La sua gioia è contagiosa. È capace di trascinare gli amici a messa alle 5 del mattino prima di una gita in montagna e di passare la notte intera in adorazione. In casa di fede non si parla tanto. Per anni nessuno lo comprende davvero. Fa la comunione ogni giorno. Ha il rosario sempre in tasca. Un giorno un amico gli chiede: «Sei diventato bigotto?» «No, sono rimasto cristiano». L'amicizia è per lui una compagnia per la vita. Con gli amici fonda la società dei Tipiloschi. Un nome goliardico. Come il loro motto. Pochi ma buoni come maccheroni. Ma il loro legame è molto profondo. Vanno spesso in montagna, un grande amore di Pier Giorgio.
La passione di Pier Giorgio è Gesù, per questo mette passione in tutte le cose. Non ha paura di sporcarsi le mani. All'università sceglie ingegneria industriale mineraria per poter ancor di più servire Cristo tra i minatori. La passione per la politica la eredita dal padre, ma lo ritiene anche suo compito come cristiano. Quando il fascismo prende il potere in Italia, lo combatte con tutte le forze. La sua carità non è solo dare qualcosa, ma dare tutto se stesso. Ha le tasche sempre piene di foglietti con indirizzi di persone da aiutare. A volte non gli rimangono neanche i soldi per il tram. Il Cottolengo è la sua meta preferita. Pier Giorgio è colpito da poliomielite acuta. Muore in pochi giorni, il 4 luglio 1925. Soffre da solo, senza un lamento, per non pesare sulla famiglia che sta assistendo la nonna morente. Il 3 luglio, con le ultime energie, scrive un biglietto con alcune indicazioni per i suoi poveri. Al funerale una folla enorme, tra cui tanti poveri, riempie le strade. In quel giorno si svela a tutti chi è davvero Pier Giorgio. Siamo agli inizi del Novecento, come ci ricordava questa scheda. A chi diceva a Pier Giorgio sei diventato bigotto, lui diceva no, sono rimasto cristiano. Il suo essere cristiano era un cristianesimo che contagiava. Il padre Alfredo Frassati scoprirà chi fosse veramente suo figlio nel giorno appunto dei suoi funerali, come ci veniva ricordato, e inizierà un lento cammino di conversione che lo porterà ad abbracciare la fede e soprattutto a vivere la fede. Uno degli amori di Pier Giorgio Frassati era certamente la montagna, e ahimè in queste ore la montagna ci parla di morti. Abbiamo seguito, come dicevo, in queste ultime ore quanto è accaduto sulla Marmolada, con 6 morti, 20 dispersi. Certamente un bilancio drammatico in un momento nel quale tutti si cerca un po' di svago. Molti sono coloro che vanno al mare, che ha il suo fascino, ma la montagna sicuramente offre panorami, paesaggi, scorci che nessun altro luogo può donare. Però, ahimè, la montagna talvolta, ovviamente spesso e volentieri per colpa dell'uomo, arriva anche a dare queste tragedie, perché sappiamo che con l'innalzamento delle temperature anche il ghiacciaio della Marmolada sta un po' alla volta scomparendo. Sono notizie che ci devono portare sicuramente ad accompagnare chi è colpito in maniera drammatica con la preghiera, il ricordo, la vicinanza, ma sono notizie che ci devono anche far riflettere sul nostro rapporto con il creato, con l'ambiente che ci circonda, con quel rispetto che, ahimè, nel corso degli anni abbiamo un po' o forse tanto dimenticato. Lui è Angelo Maugeri e oggi torna a noi con un brano che porta il titolo di Celebra il Re. Lo ascoltiamo e lo vediamo insieme. Gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Celebra il Re, esalta.
salta e vedi insieme a noi, batti le tue mani. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria. Potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria. Ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Batti le tue mani. Dieci e 12 minuti, vi ricordo, primo appuntamento estate, riproposto poi intorno alle 12:35, celebra il Re Angelo Maugeri, la gioia del Signore è la mia forza, e questo video registrato in Kenya ci racconta di ragazzi, di bambini che hanno nel sangue questa gioia che si manifesta anche in quei piccoli gesti, in quei movimenti che fra l'altro i nostri fratelli africani sanno fare in maniera egregia. 351-931-9955 il numero WhatsApp per i vostri messaggi, per il vostro dirci ci siamo, vi stiamo seguendo. Noi ancora una volta andiamo a ricordare come per il nostro servizio tutti i canali possono essere buoni per aiutarci. Anche una firma per il 5 per 1000 al 930-159-30238, come ci ricorda lo spot. Cinque per mille, una firma al 930-159-30238, ancora il numero, lo ricordiamo per chi ci segue attraverso Radio Pace, 930-159-30238.
320-238. Sono le 10:14, andiamo ora a dare spazio alla lettura, al libro che anche oggi vado a proporvi, il titolo La casa dei coriandoli di Giorgio Comini, che ci viene presentato da Margherita. Ascoltiamo. Don Giorgio Comini ha scritto questo libro che è La casa dei coriandoli. Un libro che io consiglio alle famiglie e agli educatori, perché è un libro semplice nella lettura, ma che dà tanti spunti di riflessione. Parla di come la fragilità umana e la diversità umana possa accrescere ogni singolo individuo e come soprattutto gli educatori abbiano un ruolo importante nella società per valorizzare le diversità, che sono importanti perché ognuno di noi è diverso, nessuno di noi, ringraziando Dio, è uguale all'altro, e proprio queste diversità rendono ognuno di noi singolo, unico, per questo va valorizzato. Un libro semplice, come dicevo, nella lettura, rapido, ma importante, perché ogni pagina, riga dopo riga, dà un messaggio, sottolinea un messaggio, quindi personalmente l'ho letto volentieri e lo consiglio a tutti, alle famiglie anche da leggere insieme in comunità durante le vacanze e soprattutto agli educatori, agli insegnanti, perché è il lavoro di tutti i giorni che ci porta ad avere a che fare con le singole diversità e quindi ci sprona sempre più ad accoglierle e a renderle uniche. La casa dei coriandoli, 10:16 di Giorgio Comini, che ci ha presentato Margherita. Noi torniamo a collegarci in diretta con la sede nazionale di Noi, Associazione Oratori e Circoli. Vedo già Francesca pronta in posizione, a te la linea, Francesca. Sì, Don Claudio, siamo ancora qui in questo giardino antistante proprio la sede, la costruzione nuova dove appunto c'è la sede nazionale del Noi e poi la sede territoriale di Verona sopra la sede nazionale al piano terra, appunto il Noi Verona. Don Damiano, intanto grazie ancora per essere qui con noi. Dicevamo la necessità di raccontare i servizi concreti che fate, poi dopo diamo anche tutti i dettagli per chi volesse avvicinarvi con numeri di telefono e indirizzi mail, ma concretamente quali sono i vostri servizi? Concretamente cerchiamo di realizzare nel territorio delle buone prassi, di iniziare dei processi che aiutino la comunità cristiana a crescere e che allo stesso tempo possano far crescere la nostra umanità. Questo in fondo ci interessa, le persone che ci sono e che hanno scelto di appartenere anche a questa associazione. E provo a citare alcuni territoriali, alcune zone, così magari per far capire meglio che cosa facciamo. Ad esempio mi viene in mente il Noi Trento, l'associazione trentina, che fa un servizio civile universale straordinario. Proprio da anni sono dentro questo mondo e costruiscono attraverso anche questo servizio in stretta relazione con il Ministero, quindi dei percorsi di crescita e di formazione che fanno sicuramente del bene. Penso qui alla sede veronese, dove è nata anche un po' l'associazione, quanto si siano impegnati perché dal punto di vista amministrativo e la realizzazione di Grest, la possibilità di avere il bar per i soci all'interno dei circoli, delle nostre parrocchie, questo sia stato una delle cose più belle che hanno realizzato, così nel Vicentino con il Noi Vicenza, che a livello culturale per le proposte anche musicali che tante volte riescono a proporre, o ad esempio il Noi Treviso, il Noi Vittorio Veneto, assieme al Noi Venezia, che si sono impegnati in modo particolare nella realizzazione dei Grest, delle animazioni estive. Prima del Covid riuscivano a realizzare davvero di quelle feste mega galattiche e speriamo che presto si possa riprendere a fare tutto questo. Cito per ultima magari Noi Messina. Nella Sicilia cosa puoi fare se non cose bellissime? Solo il fatto di essere lì ti permette di gustare la bellezza, ecco, di quello che ti viene dato. Così.
Il Covid, dicevamo che è stato un momento difficile per tutti, per il terzo settore, per il mondo delle associazioni e anche per voi. E anche oggi nell'organizzare attività, queste attività estive da cui nasce proprio il primo spunto vostro, insomma mette in difficoltà ancora. Certo, ma le nostre associazioni hanno parato bene il colpo, nel senso che davvero si sono messi in gioco, hanno cominciato subito a costruire delle competenze che non c'erano e quindi si è dovuti costruire tutto un percorso, trovare le persone che potessero aiutare, mettere in rete, perché poi quando accadono le cose una risposta bisogna riuscire a trovarlo, perlomeno iniziare insieme un percorso per poter rispondere in modo intelligente. E questo ha permesso di far sì che dopo un arresto un po' problematico, perché il 2020 tutto sommato speravamo finisse presto, nel 21 l'anno scorso ci eravamo resi conto che in effetti non finiva e quindi è stato il colpo più forte che le nostre associazioni hanno dovuto parare, e posso dire che in questo 2022 siamo ripartiti alla grande, quindi davvero siamo tornati quasi ai numeri pre-Covid a livello proprio di quantità. Adesso però abbiamo anche un po' di qualità in più, perché tutte le associazioni territoriali si sono mosse nei vari, davvero nei vari protocolli, nell'ascolto delle regioni, in tutto quello che serve, poi anche nell'organizzazione sicura e sana di quelle che sono le attività estive. Prima di iniziare la nostra chiacchierata, devi sapere, Don Claudio, che Don Damiano ci raccontava che la tessera a noi non serve solo per entrare nei vari circoli, ma crea anche delle relazioni con le realtà territoriali, no? Certo, e quindi ogni realtà territoriale, ad esempio, ha costruito, firmato delle buone convenzioni, magari con le aziende locali, con ciò che può servire soprattutto per l'attrezzatura magari sportiva, per quello che può essere il bar o tante altre cose, che il socio noi, con grande semplicità, mostrando la tessera ora anche digitale, quindi basta che con lo smartphone semplicemente mostra il QR code e così può con semplicità ricevere cospicui sconti. Diamo i riferimenti di tutti i vostri riferimenti online e non solo per chi volesse avere maggiori dettagli. Certo, se avete la possibilità di muovervi, siamo qui in via Merano 23 nella bellissima Verona. Hai fatto un bel giretto all'arena e poi potete venire qua a bere un buon caffè. E poi se avete la possibilità di sbirciare online, scegliete certamente www.noiassociazione.it, semplicissimo, e lì trovate tutti i riferimenti telefonici, le persone che vi possono rispondere negli orari in cui avete la possibilità di conoscere un po' di più. La cosa più semplice che potete fare è magari bussare alle porte, non so, della pastorale giovanile della vostra diocesi e chiedere appunto i riferimenti territoriali della vostra associazione Noi. Grazie mille, Don Damiano, davvero sei stato gentilissimo e chiarissimo, secondo me è una ricchezza il Noi da riscoprire. Grazie Francesca, grazie a Don Damiano, al quale auguriamo buon lavoro, buon ministero in questo servizio che svolge appunto per gli oratori e i circoli. Noiassociazione.it, il sito di riferimento come ci veniva ricordato. Sono le 10.23, vi ricordo che alle 10.30 su Radio Pace, saremo in collegamento diretto con il Santuario della Madonna della Corona per seguire la celebrazione dell'Eucarestia. Stiamo vivendo l'anno giubilare dal lunedì al venerdì alle 10.30 in diretta la proposta della Santa Messa. Sulla radio la rubrica Linea Aperta andrà in onda successivamente. Ora è il momento di un clip, Non Io Ma Dio, che ci riporta un altro giovane come Pier Giorgio Frassati, questo ancor più giovane ma ancora intriso di serenità, di gioia, di allegria. Stiamo parlando di Carlo Acutis. Il videoclip che vado a proporvi è firmato da Marco Mammoli e Michele Rosati. Vediamo insieme. Persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la
gioia di giocare e camminare, non io ma Dio, non io ma Dio. Il corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore ed un amore che lo fa cambiare. Non io ma Dio, non io ma Dio. È quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi. Del suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane dal cielo, chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è l'infinito, da sempre siamo attesi in cielo. Tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio. Non io ma Dio, non io ma Dio. Tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire. Non io ma Dio, non io ma Dio. Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane dal cielo, chi ne mangia non muore. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore. La bellissima Assisi che fa da sfondo a questo videoclip del Beato Carlo Acutis. Oggi abbiamo parlato del Beato Pier Giorgio Frassati, di cui si ricorda appunto la memoria liturgica. Sono le 10.29, io mi fermo qui, l'appuntamento a domani 9.45. Buona giornata.